Stava pranzando? No, non ne ho voglia. E poi così, da sola. Quasi ogni giorno Michela veniva a mangiare qua. Raro che pranzassi in albergo. Le posso fare una proposta? Intanto entri. Vuole venire a casa mia? È qui a due passi sul mare. Ma forse sua moglie, senza essere stata Vivo avvertita. solo. La raggiungo in macchina. Come se conoscesse da tempo la casa, Anna si era diretta alla verandina. Si era assitata sulla panca a tagliare il mare, a pochi passi. Fumava e pareva essere più tranquilla ogni minuto che passava. Com'è bello qua. Che cosa ha da dirmi? Ci sono novità. Quali? Maurizio Di Blasi. Ha visto? Non le ho fatto stamattina il nome perché ero convinta che l'avrebbe facilmente scoperto. Tutti in paese ne ridevano. Aveva perso la testa. Di più, per lui Michele era diventata un'ossessione. Non so se le hanno fatto sapere che Maurizio non era un ragazzo a posto. Stava al limite, tra la normalità e il disagio mentale. Guardi, c'è stato un episodio Mi che... racconti? Ero andata nella villetta ad aiutare Michela. Alla fine della giornata, lei andò a farsi una doccia e poi scese nel salone nuda. Faceva molto caldo. Le piaceva girare per casa senza niente addosso. Si sedette su una poltrona. Cominciammo a parlare. A un certo momento sentii come un gemito venire da fuori. Mi voltai a tagliare. C'era Maurizio con la faccia quasi impiccicata al vetro. Prima che io potessi dire una parola, arretrò di qualche passo, piegata in due. Fu allora che capii che si stava masturbando. Povero figlio. Montalbano fu un attimo, si commosse. L'ampio bacino di Venere, questa straordinaria capacità tutta femminile di capire profondamente, di penetrare nei sentimenti, di riuscire a essere contemporaneamente madre e amante, figlia e sposa. Lo sa che è scomparso? Sì, lo so. La sera stessa di Michela, ma... Ma? Commissario, posso parlarle sinceramente? Perché? Che abbiamo fatto sino ad ora? E mi faccia un favore, mi chiami Salvo. Se lei mi chiama Anna. D'accordo. Ma vi sbagliate se pensate che Maurizio abbia potuto assassinare Michele. Mi dia una buona ragione. Non si tratta di ragione. Vede, la gente con voi della polizia non parla volentieri. Ma se lei, Salvo, fa fare un'indagine doxa, un sondaggio d'opinioni, come si dice, tutta vigata le dirà che non crede Maurizio un assassino. Al momento attuale tutto è contro Maurizio. L'ultima volta che è stato visto è stato alle 9 di sera davanti al Bar Italia. Stava A telefonando. me. Che voleva? Voleva sapere di Michela. Io gli dissi che ci eravamo lasciate poco dopo le 7, che sarebbe passata dal Jolly e poi andava a cena dei E Vassallo. lui? E Chiuse, senza nemmeno salutarmi. questo può essere un punto a suo sfavore. Certamente avrà telefonato anche ai Vassallo. Non la trova, ma intuisce dove poteva essere Michela e la raggiunge. Nella villetta. No. Alla villetta arrivarono poco dopo la mezzanotte. Me l'ha detto un testimone. Ha riconosciuto Maurizio? Era buio. Ha visto solo un uomo e una donna scendere dalla Twingo e incamminarsi verso la villetta. Una volta dentro, Maurizio e Michela fanno l'amore. A un certo momento, Maurizio, che tutti mi dite è una specie di psicolabile, ha un raptus. Mai e poi mai. In effetti ci sono cose che non combaciano. Per esempio, Maurizio sarebbe stato capace, subito dopo l'omicidio, di organizzare freddamente il depistaggio dei vestiti e del furto della sacca? Ma figurati. Il vero problema non sono le modalità dell'omicidio, ma sapere dove è stata e cosa ha fatto Michela da quando l'hai lasciata tu a quando l'ha vista il testimone. Quasi 5 ore, non è poco. E ora andiamo perché è in arrivo il dottor Emanuele Licalzi. Ah, mi è venuto in mente una cosa. Quando Maurizio mi telefonò per chiedermi di Michela, io gli dissi di chiamarla direttamente sul cellulare. Mi rispose che ci aveva provato, ma che l'apparecchio risultava spento. Siete tornati dall'eroica impresa. Sì. Il dottor Augello è in ufficio. Monzi. E dov'è? A pigliare annerbate altri scioperanti. All'ospitale. Fu? Che successe? Una vetrata in testa. Gli hanno dato 3 punti, però l'hanno voluto tenere in osservazione. Mi hanno detto di tornarci verso le 8 di stasera. Se tutto va bene, lo porto a casa sua. Ah, dottore, dottore, in primis ha telefonato 2 volte il dottore Latte con la S in fondo. Dice così che lei lo deve chiamare personalmente di subito. Poi ci sono altri telefonati che ho segnato di sopra questo pizzino. Pulisciteci il culo.
Il dottor Emanuele Licalzi era un sessantino minuto, con gli occhiali d'oro, vestito tutto di grigio. Pareva nisciuto di fresco dalla stireria, dal barbiere, dalla manicure. Inappuntabile. L'ha ammassata un suo amante? Non siamo in grado di dirlo. Certo è che ha avuto ripetuti rapporti sessuali. Capisco. Cosa le fa pensare che avesse un amante qua? Perché ne aveva uno a Bologna. Ah. Sì, Michela me ne dice il nome, Sceravalle, mi pare. Un antiquario. Piuttosto inconsueto. Mi diceva tutto, commissario. Aveva molta confidenza con me. E lei a sua volta diceva tutto a sua moglie? Certamente. Un matrimonio esemplare. Non esemplare, ma di convenienza. Per Michela, per lei. Per tutti e due. Può spiegarsi meglio? Certamente. Dottore, le faccio prima una domanda e poi non torno più sull'argomento. Mercoledì sera dov'era e che faceva? Mercoledì? Ho operato fino a tarda notte in ospedale. Mi stava dicendo del suo matrimonio. Ah sì. Ho conosciuto Michela 3 anni fa. Mi piacque subito. Era molto bella. Ma soprattutto rimasi colpito dal suo carattere. Era sempre pronta a vedere il lato migliore delle cose. Sa, commissario, Michela avrebbe potuto avere tutti gli uomini che voleva, ma sostanzialmente la umiliava essere un'amante nuda. Lei le aveva chiesto che diventasse la sua amante e Michela aveva rifiutato. È completamente fuori strada. Allora mi dica perché il vostro matrimonio conveniva tanto a lei quanto alla signora. Beh, a Michela conveniva perché sposava un uomo ricco, anche se di 30 anni più vecchio. A me conveniva per mettere a tacere delle voci che avrebbero potuto danneggiarmi nel momento in cui mi preparavo a un grosso salto nella mia carriera. Cominciarono a dire che ero diventato omosessuale, dato che da una decina d'anni non mi vedevano più in giro con una donna. Ed era vero che non andava più a donne? Che ci andavo a fare, commissario? A 50 anni sono diventato impotente, irreversibilmente. Carino. Al piano di sopra c'è una stanzetta per ospiti, un bagno grande e una camera da letto. Vada su. Il dottore obbedì. Montalbano rimase in salone. Tirò fuori dalla sacchetta una busta che gli aveva dato il dottor Licalzi con le foto di Michela. Splendida. La faccia che aveva visto solo deformata dal dolore e dall'orrore aveva un'espressione ridente, aperta. Dottor Licalzi. Si faccia coraggio. Povera Michela, povera Michela. Andiamo giù. Montalbano, vedendolo in lacrime, aveva capito che quello non ce l'aveva più fatta tenersi la maschera di indifferenza che si era creata. L'armatura di distacco che abitualmente indossava, forse per compensare la disgrazia dell'impotenza, era caduta a pezzi. Mi perdoni, non supponevo. È terribile morire in quel modo. L'assassino le ha tenuto la fascia contro il materasso, vero? Sì. Io Michela volevo bene, tanto. Ma sa una cosa? Era diventata come una figlia per me. Perché ha voluto farsi costruire proprio qua questa villetta? Lei da sempre, senza conoscerla, mitigiava la Sicilia. Quando l'ha visitata ne è rimasta incantata. Credo volesse crearsi un suo rifugio. Vede quella vetrinetta? Lì dentro ci sono le cose sue, carabattole che si era portata da Bologna. E questo è assai significativo circa le sue intenzioni, non le pare? Vuole controllare se manca niente? Posso aprire? Certo. A occhio e croce mi pare non manchi nulla.
La signora suonava il violino? No, né il violino né qualsiasi altro strumento. Era di suo nonno materno, di Cremona, faceva il liutaio. E ora, commissario, se crede, mi racconti tutto. Ah, dottori, dottori, il dottor Latte, con la S in fondo, ha telefonato 3 volte, sempre più incazzato rispetto parlando. Lo deve chiamare personalmente di persona di subito. Pronto, dottor Lattes? Montalbano sono. Alla grazia! E venga subito a Montelusa, il questore le vuole parlare. Riattacco. Doveva essere cosa seria, perché il Mieles era sparito tutto nel Lattes. Hai notizie del dottor Augello? Sì, hanno telefonato dall'ospedale che lo facevano uscire. Sono andato a pigliarlo e l'ho accompagnato a casa. Al diavolo il questore e le sue urgenze. Passò prima da Mimì. Come stai, intrepido difensore del capitale? Ho un dolore che mi sento spaccare la testa. Mi dispiace. Una volta uno mi diede una botta con una spranga. Mi dovettero dare 7 punti e non mi ridussi come ti sei ridotto tu. Si vede che la sprangata te l'hanno data per una causa che ritenevi giusta. E così ti sei sentito sprangato e gratificato. Mimì, quando ti ci metti, sai essere proprio stronzo. Ah, magari tu, Salvo. Ti avrei telefonato stasera per dirti che credo di non essere in condizione di guidare domani. Ci andremo un altro giorno da tua sorella. No, Salvo, vacci lo stesso. Ha tanto insistito per vederti. Come sta, carissimo? La vedo un po' abbattuto. Coraggio, sur sun corda, dicevamo così ai tempi dell'Azione Cattolica. Il pericoloso miele del dottor Lattes traboccava. Montalbano cominciò a preoccuparsi. Il signor questore è momentaneamente occupato. Venga, l'accompagno in salottino. Buonasera, signor questore. Il nobile Luca Bonetti Alderighi non rispose. Non fece né scru né passidra. Continuò a tagliare lo schermo di un computer. Il commissario contemplò l'inquietante capigliatura del suo superiore, abbondantissima e con un grosso ciuffo in alto, ritorto come certi stronzi lasciati campagna campagna. Una stampa e una figura con la capigliatura di quel pazzo psichiatra criminale che aveva provocato tutto quel macello in Bosnia. Le parlerò con estrema sincerità, Montalbano. Non ho un'alta stima di lei. Nemmeno io di lei. Bene, così la situazione tra noi è chiara. L'ho chiamata per dirle che la sollevo dall'indagine per l'assassinio della signora Licalzi. L'ho affidata al dottor Panzacchi, il capo della mobile, al quale tra l'altro l'inchiesta spetterebbe di diritto. Posso chiederle perché, anche se della cosa non me ne frega assolutamente niente. Lei ha commesso una dissennatezza che ha messo in serie difficoltà il lavoro del dottor Arquà.
L'ha scritto nel rapporto. No, nel rapporto non l'ha scritto. Non voleva generosamente danneggiarla. Ma dopo si è pentito e mi ha confessato tutto. Ah, questi pentiti. Lei ha qualcosa contro i pentiti? Lasciamo perdere. Prenderò provvedimenti! Come ti senti? Da cani. Senti, contrariamente a quello che avevo pensato, domani al mattino stattene a casa. Per quanto la cosa non ci competa più, mando Fazio ad accompagnare il dottor Licalzi per l'identificazione del corpo della moglie. Che significa che non ci compete più? Il questore mi ha levato l'indagine. L'ha passata al capo della mobile. E perché? Perché tra stronzi ci si intende. Devo dire qualcosa a tua sorella? Non le dire che mi hanno rotto la testa, per carità. Altrimenti quella mi vede già sul letto di morte. Stammi bene, Mimì. Pronto, Livia? Salvo sono, come stai? Benino. Senti, si può sapere perché usi questo tono? L'altra notte mi hai riattaccato il telefono senza darmi il tempo di parlare. E tu mi chiami a quell'ora di notte? Ma era l'unico momento di pace che avevo. Poverino. Ti faccio notare che tu, mettendo di mezzo temporali, sparatori e agguati, sei riuscito abilmente a non rispondere alla mia precisa domanda di mercoledì sera. Ti volevo dire che domani vado a trovare François. Con Mimì? No, Mimì non può. È stato colpito. Oddio, è grave. E lasciami finire. È stato colpito da una sassata in testa, una minchiata, 3 punti. Quindi vado da solo. La sorella di Mimì mi vuole parlare. Di François? E di chi se no? Oddio, deve star male. Ora le telefono. Ma quelli vanno a letto al tramonto, dai, domani sera appena rientro ti telefono. Mi raccomando, fammi sapere. Stanotte non chiuderò occhio.